spesso si ritiene che le persone colpite da una malattia grave non abbiano poi la possibilità concreta di mettere su famiglia, come si dice, quindi di avere una vita familiare, sociale completa. Questo è anche il caso della sclerosi multipla, una patologia che spesso colpisce appunto persone, in genere donne, in età molto giovane, in età fertile, e nelle quali appunto l'idea della maternità, della gravidanza, si ritiene che non sia praticabile, anche per tutta una serie di pregiudizi, di uno stigma sociale esistente. Noi ne parliamo col dottor Luigi Lavornia, neurologo alla Seconda Università di Napoli, che abbiamo incontrato qui a Milano al Circo della Stampa nel corso della presentazione di un progetto che invece ci dice esattamente il contrario, cioè avere dei figli è possibile anche nonostante appunto l'SM, la sclerosi multipla. Allora, dottor Lavori, incominciamo dallo stigma sociale. Cos'è che pensa la gente quando appunto si parla di sclerosi multipla? La sclerosi multipla è una patologia con un esordio di solito giovanile, quindi noi facciamo diagnosi di sclerosi multipla a giovani donne, a giovani uomini che si affacciano ad una vita. Di solito le persone che li circondano, che temono che questa sclerosi multipla possa in qualche modo oscurare i progetti. Queste giovani donne e questi giovani uomini stanno in quel momento cominciando ad affacciarsi alla loro progettualità di vita, nella quale può essere compreso il desiderio di avere un bambino. E questo peso sociale, siamo sicuri che questa avere un bambino è una buona idea, potrebbe aggravare la tua malattia, ma siamo sicuri che sarà in grado di allevare questo bambino? Beh, questo è veramente un pregiudizio da sfatare, e diciamo che la ricerca ci ha aiutato in tal senso. Oramai è da tanti anni che la ricerca ha dimostrato che non c'è nessuna influenza della gravidanza sulla sclerosi multipla, ma anche viceversa. La sclerosi multipla non influenza la genitorialità possibile dei pazienti. Bene, questo fa piacere sentirlo. Torna voglia, però ci sono dei problemi clinici da affrontare, da superare. Non è esattamente la stessa cosa che per una persona senza questa malattia. Quali sono queste problematiche cliniche e come si affrontano? Le problematiche cliniche, anche queste, sono state chiarite da numerosi studi scientifici. Diciamo che i fattori prognostici della sclerosi multipla, che possono far prevedere un'aggressività maggiore o minore della patologia durante il corso della vita, sono degli indici possibili. Per esempio un esordio molto drammatico della sclerosi multipla, o anche per esempio un'attività di malattia neuroradiologica molto 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 insomma evidenziata nel tempo e protratta nel tempo. Sì, ma sono degli indici prognostici, cioè sono la caratteristica di alcune forme più aggressive rispetto ad altre, ma in realtà la certezza noi non l'abbiamo. Ma di fronte a un paziente che ti chiede: ma potrò avere dei bambini? E io non ho la sicurezza di cosa accadrà a questo paziente tra 20 anni, tra 30 anni, che cosa gli dico? Di no, io non me la sento. E certo, sono scelte molto difficili, bisogna sempre cercare di andare incontro ai desideri delle persone. Qualche domanda concreta, professore. Innanzitutto, la gravidanza aggrava la malattia, migliora la malattia oppure non ha nessun effetto? E seconda cosa, se durante la gravidanza la donna appunto può continuare a prendere i farmaci per l'SM oppure deve modificarli, deve addirittura sospendere. Ecco, quali sono queste, come comportarsi? Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo anche fare un piccolo passo verso la medicina di base, nel senso che durante la gravidanza c'è una riduzione della risposta immunitaria, soprattutto attraverso gli ormoni, gli estrogeni, il progesterone, che cercano di sospendere il sistema immunitario. Questo per un motivo ben preciso: il prodotto del concepimento contiene degli alloantigeni, cioè degli antigeni che sono paterni, che potrebbero essere riconosciuti come non self, non propri, e quindi aggrediti dal sistema immunitario. Quindi in pratica gli estrogeni che cosa fanno? Moderano l'attività del sistema immunitario, perché altrimenti ci sarebbe quasi un rigetto della parte paterna del prodotto del concepimento. Ma il moderare il sistema immunitario fa abbassare anche il livello di attività delle disfunzioni del sistema immunitario stesso, e la sclerosi multipla, che ha alla base una disfunzione del sistema immunitario, si giova di questa sospensione. Nei 9 mesi di gravidanza le pazienti hanno un livello di malattia sospeso, moderato. Quindi è un fatto positivo. E una volta concepiti la malattia
riappare più aggressiva di prima o riappare semplicemente come prima? Le ricadute nel postpartum, diciamo che non sono differenti rispetto a quelle che venivano prima della malattia. C'è uno studio molto bello che ha evidenziato che le relapse, cioè le ricadute cliniche di una paziente con sclerosi multipla nei 12 mesi prima della gravidanza non differiscono statisticamente dalle ricadute che comprendono i 9 mesi della gravidanza più i 3 mesi del puerperio, cioè nel senso prima o dopo il numero di relapse più o meno è lo stesso. Bene, passiamo adesso al progetto, a questa campagna che si chiama Genitori si può, con appunto testimonianze molto positive. Ecco, se ci dice due parole. Questa campagna è nata dalla mia esperienza sul social network che io seguo da qualche anno, dedicato interamente alla sclerosi multipla. In questo social network molto spesso veniva fuori questo pregiudizio e nonostante i pazienti siano sempre informati riguardo la possibilità di essere genitori, ma tuttavia c'è recondito, diciamo, un timore. Questa campagna divulgativa Genitori si può con la sclerosi multipla è una campagna appunto che vuole sfatare questo falso mito. La campagna Genitori si può anche con la sclerosi multipla e insomma si è realizzata grazie alla consueta attenzione della Merck verso le problematiche dei pazienti affetti da sclerosi multipla in senso globale. Dove trovare le tante cose che ci ha raccontato? Dove è possibile reperirle? Da oggi attivo il sito www.genitoriconsclerosimultipla.it.